Un 2015 che è iniziato subito con un ottimo risultato. Sì, una bellissima regata nella Baia des Anges per la Canottieri Sanremo, che quest'anno anche nella categoria Master si è voluta cimentare invece con i giovani dei senior, ed è arrivata a seconda nella classifica assoluta di questa regata svoltasi a Nizza due domeniche fa. Una bellissima manifestazione a cui hanno preso parte diversi equipaggi che negli anni passati hanno preso parte ai campionati di Francia e ai campionati del Mediterraneo, quindi arrivare secondi alle spalle di un equipaggio di re ventenni è stata veramente un'impresa di grande rilievo e con un distacco tutto sommato contenuto di 25 secondi sui 6 km. Bella vittoria anche per i Master Master, perché comunque un altro nostro equipaggio Master anch'esso ha gareggiato nella categoria Master e ha vinto sia nella categoria maschile che in quella femminile. Non è però finita qua, perché c'è subito un appuntamento altrettanto importante a Monte Carlo. 14 febbraio, San Valentino, il pomeriggio, e la decima edizione del Challenge Prince Albert de a Monte Carlo, una grande manifestazione remiera giunta appunto alla decima edizione e che Monte Carlo presenterà quest'anno in edizione straordinaria, perché nel 2015 Monaco è candidata ad ospitare i campionati del mondo di categoria. La Canottieri Sanremo parteciperà in massa con circa 25 atleti suddivisi nelle varie categorie. Anche qui un equipaggio master tenterà l'avventura nella categoria senior. Sarà molto dura perché probabilmente ci saranno i vice campioni del mondo del Budapest e gli equipaggi francesi campioni di Francia del 2014, quindi sarà già dura entrare nei primi 6 o 7, ma ci proveremo.